Allora ragazzi, benvenuti ai pronostici sulla dodicesima giornata di Serie A che inizia stasera stessa con Frosinone e Fiorentina. Qua ci giro poco attorno, due della Fiorentina e via alle partite domani, che inizia domani alle 15 con Torino-Parma, partita da X2. Il Parma lo vedo abbastanza in ripresa, il Torino ha vinto una partita contro la Sampdoria, presa probabilmente sotto gamba dai Liguri, e a quel punto lì credo che il Torino, non dico che sia sazio dalla vittoria con la Sampdoria, ma credo che non sia ancora in salute comunque, quindi per quello X2. La più bella partita del più bella partita probabilmente della zona retrocessione di questo weekend è Spal-Cagliari, due squadre che giocano a viso aperto, per questo evito un 1x2 e gioco un gol, proprio perché sono due squadre che se la giocano parecchio. Alle 20:30 di sabato Genoa-Napoli, per quanto il Genoa sia un'ottima squadra e mette in difficoltà soprattutto le grandi squadre, credo che il Napoli vincerà abbastanza tranquillamente secondo me la partita, perché Genoa è ancora stanco dalle partite con Juve-Milan, con l'Inter già ha fatto vedere insomma di avere dei problemi di tenuta. E poi domenica alle 12:30 Atalanta-Inter, è una Atalanta diversa da quelle degli scorsi anni, secondo me l'Inter non farà particolare fatica a batterla, senza nulla togliere ai bergamaschi, ma credo proprio appunto che quest'anno qualcosa non stia funzionando per il meglio. Chievo-Bologna, anche qua una partita secondo me da due. Il Chievo non sta messo bene, il cambio dell'allenatore secondo me ha solo peggiorato le cose e credo che Bologna vincerà la partita. Empoli-Udinese, questa è una bellissima partita, per quella stessa cosa che dicevo prima. Secondo me l'Empoli col nuovo allenatore farà una sorpresa a Velasquez e all'Udinese, quindi 1 Empoli. Roma-Sampdoria, anche questa è una bellissima partita, vedo la Roma leggermente favorita perché deve vincere insomma dopo il pareggio di settimana scorsa, e anche se a Firenze comunque questa è una partita molto interessante, secondo me la Roma alla fine porterà a casa la vittoria. 1 Roma. Alle 18 Sassuolo Lazio, bella partita anche questa, veramente ci sono delle partite molto molto interessanti, e direi più Lazio che Sassuolo, secondo me però non sarà molto facile per i biancoazzurri, quindi secondo me un bel X2 credo che sia la cosa migliore. Chiude la giornata Milan-Juventus alle 20:30 di domenica, la partita di San Siro. La Juve deve rialzarsi, la Juve deve vincere la partita per riscattare la sconfitta paradossale, allucinante contro il Manchester United, che probabilmente spero sia da lezione, e credo che farà arrivare la Juve con il sangue la bava alla bocca contro il Milan. Quindi attenzione, mi giocherei il 2 della Juve senza particolari problemi. Ragazzi, dunque chiudo qua i miei pronostici e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!